Federica Panicucci a Verissimo col nuovo fidanzato, ecco chi è Marco Bacini. Federica Panicucci presenta il suo nuovo fidanzato a Verissimo. Ospite a Verissimo 2018, Federica Panicucci presenta al pubblico Marco Bacini, il suo nuovo fidanzato. Intervistata da Silvia Toffanin, la conduttrice di Canale 5 parla così della persona che adesso le fa battere il cuore: quello per Marco è stato un amore nato pian piano. Mi sono accorta che quest'uomo era fuori dal comune, un uomo d'altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio. Marco non dà nulla per scontato e ama anche i miei difetti, li fa diventare una cosa sulla quale ci si può anche ridere. Verissimo, Federica Panicucci parla di Marco Bacini, non ho ancora ricevuto proposte di matrimonio. Poi, a Silvia Toffanin che a Verissimo le chiede se sia presto oppure no per parlare di nozze, Federica Panicucci replica con queste parole: non ho ancora ricevuto proposte di matrimonio ma, al di là della battuta, credo che avendo due bambini, in queste cose bisogna essere serissimi. Federica Panicucci in TV, non supererò mai la perdita di mio padre. Dopo aver parlato del suo nuovo amore, a Verissimo Federica Panicucci non nasconde di non aver ancora elaborato la perdita del padre. Non credo che supererò mai questa cosa, non riesco ancora a parlarne perché mio padre era un uomo straordinario e mi manca moltissimo. A volte mi viene ancora l'istinto di chiamarlo al telefono. In tutto questo dolore però ho ricevuto un regalo. Nei suoi ultimi mesi di vita ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare nulla di non detto e questo mi consola. L'intervista ed il bacio tra Federica Panicucci e Marco Bacini andrà in onda domani, sabato 7 aprile 2018. Nel nuovo appuntamento con Verissimo, per cui saranno ospiti anche Claudio Amendola, Lorella Cuccarini e i volti dell'Isola dei Famosi.